Siamo tornati in diretta con il Pungiglione. Vi vado a presentare la mia ospite di oggi, Kessily De Berardinis, referente per le scuole di Legambiente. Benvenuta, grazie di essere qui. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Kessily, è un nome bellissimo e molto particolare. Grazie. Volevo iniziare proprio chiedendoti cosa fai nelle scuole, il rapporto con gli studenti, come sta andando? Allora, io nel circolo di Legambiente San Benito del Tronto mi occupo di educazione ambientale, cioè di sensibilizzare, diciamo, tutta la comunità scolastica. E diciamo che i bambini sono, diciamo, reagiscono bene, no? Più dei grandi, sì, no? Sicuramente, sono, diciamo, hanno la mente più aperta, diciamo, a queste tematiche. Poi sembrerà banale, ma comunque è da piccoli che si devono educare a rispettare l'ambiente, anche come in piccoli gesti, che adesso ti dirò una stupidaggine, ma anche la raccolta differenziata, no? Già educarli dalle elementari. Certo. È fondamentale. Certo, sì, sicuramente. Quindi sono predisposti i bambini e sono contenti, no? Sì, 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 no, ma loro già sanno, cioè diciamo che sanno tutto. Ah, perfetto, cioè non serve che sì, vai sì, alla fine. No, e tornano, diciamo, a casa che... educano i genitori, bene. Dicono ai genitori quello che si deve fare. Ma non è male come no, cosa, infatti. All'inizio... Bene, senti, io so che domenica c'è un evento, no? Che sì. Un ambasciatore dell'ambiente è Leonardo DiCaprio, diciamo, no? Che sì. si sta dando battendo per le cause. E quindi parlami un po' di questo evento che si terrà, se non sbaglio, è il 20 novembre. Sì, questa domenica 20 novembre alle 5 del pomeriggio. A San Benedetto. Faremo la proiezione di questo film documentario, Before the Flood, punto di non ritorno, dove si trattano le tematiche ambientali, in particolare il cambiamento climatico. E, è gratuito ed aperto a tutti. Come funziona? Si vedrà questo cortometraggio? Cos'è un lungometraggio? È un film. Un film sì, vero e proprio, sì. Che c'è Leonardo DiCaprio. Sì, è interpretato da lui stesso. Perfetto. Dura un'ora e mezzo circa. È un bel film. Sì, sì, sì. E niente, poi a seguito ci sarà un dibattito con alcuni esperti e sarà presentata anche dalla campagna Enea sul risparmio energetico Italia in classe A. E poi ci sarà il contributo anche di Raffaella Milandri, che è viaggiatrice e scrive libri e diciamo che nei suoi viaggi di alcuni disastri ambientali li ha visti, quindi porterà la sua testimonianza, no? Sarà un po' la Leonardo DiCaprio. La nostra Leonardo DiCaprio, sì. Vabbè, ognuno il suo. Sì. Okay. Poi ovviamente chi vorrà potrà, no? Ci saranno altre persone che se vorranno dire, no, qualcosa al riguardo potranno... Quindi si potranno fare domande, comunque sì, interagire sì, sì, con sì, voi certo. Che siete lì, certo, e ognuno può dire i suoi dubbi, insomma. Sì. Senti, proprio il titolo Before the Flood, punto di non ritorno, posso chiederti, ma noi siamo in un punto di non ritorno, cioè, qual è la nostra situazione? Anche diciamo magari... che per quanto riguarda, cioè, si parla di cambiamenti climatici, diciamo che punto di non ritorno non è che dobbiamo vederla, diciamo... Catastrofica! Sì, no, non lo dobbiamo vedere così, nel senso che adesso siamo in tempo per fare qualcosa certo. E quindi dobbiamo, cioè, adesso muoverci, e se non lo facciamo ci potrebbero essere delle conseguenze, ecco. E infatti qui nel film proprio si vedranno queste conseguenze. Ah, quindi vale davvero la pena, no? Sì, magari sì, sì, no, è veramente è bello, tra l'altro diciamo questo film è gratuito, è aperto a tutti, l'ho certo. Scaricato. È una bella cosa perché questo grande attore si certo. si è diciamo, cioè, ha fatto questa cosa senza un, diciamo, un ritorno economico. Sì, vabbè, sì. Diciamo che i soldi ce l'ha Leonardo DiCaprio, sì, quindi certo, se lo può permettere. Certo, scherzo. Però diciamo no, che certo, cosa... lui è molto davvero, lui sì, parla sempre sì, di ambiente, sì, sì, è fondamentale per lui. Guarda, noi ascoltiamo un po' di pubblicità più okay. Che la musica adesso e poi torniamo in diretta con te. Ok. Di nuovo in diretta con il Pungiglione su R9 e con la nostra ospite Kessily De Berardinis, referente per le scuole di Legambiente. Kessily, stavamo parlando di questo evento che si terrà il 20 novembre, che c'è la proiezione del film Before the Flood di Leonardo DiCaprio. Senti, questo nasce dalla collaborazione di più enti, non solo Legambiente. Sì, nasce dalla collaborazione con il comune di San Benito del Tronto e diciamo che anche in collaborazione degli istituti scolastici certo. In effetti è stata proprio in una riunione dell'Eco School dove gli insegnanti mi hanno proposto di fare qualcosa in occasione del Global Action Day del programma
di educazione ambientale Eco School, che è internazionale. Ok. E quindi anche ci tengo a ringraziarle, non so se mi stanno ascoltando. Speriamo di sì, dai, speriamo che ci ascoltino, altrimenti ti rivedono domani sulla nostra pagina Facebook, okay. Renove the New Radio, che mettiamo il video di questa intervista. Ok, bene. E... quindi è bello comunque questa collaborazione con le scuole, perché come dicevamo prima è da lì, no? Da più piccole, ma anche crescendo, le superiori che iniziano ad imparare cosa fare, no? Certo. Anche dai piccoli gesti, infatti io prima a microfoni spenti ti chiedevo, noi ad esempio nel nostro piccolo, no, cosa possiamo fare? Qualche consiglio? Ovviamente ci sarebbe una lista lunghissima che non puoi dirmi. No, certo, le cose da fare sono che si potrebbero fare sono tantissime, a partire dalla raccolta differenziata, certo. Risparmio energetico, e, diciamo che principalmente, come ti dicevo prima, dobbiamo capire che ogni nostra azione ha un impatto sull'ambiente, quindi cambiare un po' la cultura, no? Certo, dobbiamo cambiare mentalità, diciamocelo. Sì, certamente, sì. E niente, speriamo di riuscirci, insomma, no? Speriamo sì. Che piano piano con dei piccoli gesti. Senti, un'altra cosa, voi, c'è questo evento del 20 novembre, ma avete anche altro in programma? Sì, il 21 novembre ci sarà la Festa dell'Albero, che è un evento iniziativa nazionale, di Legambiente Nazionale, e viene a far parte, di un circuito di azioni, certo. No? In tutta Italia, okay. Che si effettueranno in tutta Italia. E, come ti dicevo prima, tutte queste iniziative, no, che si fanno, queste piccole azioni, perché... San Benito è un luogo piccolo, quindi no, come ci fa la proiezione, però si aggiungono, no, a tutte le azioni che si svolgono in tutto il mondo. In tutto il mondo, non solo qui da noi. Quindi non che solo poi in insieme portano a un cambiamento, no, verso una cultura più sostenibile, ecosostenibile. No? Infatti sì, tu mi dicevi da questi piccoli gesti, pian piano unito al tutto, si crea il cambiamento, no, un po' alla volta. E questo evento, questa Festa dell'Albero, sicuramente piacerà ai più piccoli, no? Saranno molto entusiasti di questo evento. Principalmente aderiscono di solito i più piccoli, sì, la primaria, quindi scuole elementari e infanzia. Perfetto. Diciamo che si svolge in genere, la piantumazione di un albero, si parla dell'importanza, no, degli alberi e del loro ruolo importante, no, all'interno della biosfera proprio. Perfetto. E quindi... allora, ok, fermiamoci ancora un attimino e poi torniamo in diretta con te. Ok. Di nuovo in diretta qui su R9 con Kesri De Berardinis, stiamo parlando di questo evento di domenica, siamo arrivati a conclusione della nostra intervista, quindi io direi di invitare tutti a venire a vedere il film. Sì, io invito, inoltre il mio invito a tutti quanti, anzi ci tengo a dire che, a invitare non solo le persone che già magari conoscono bene, no, materia ambiente, ma anche le persone che magari non conoscono, hanno dei dubbi, no, in particolare su questo cambiamento climatico, certo. No, e vogliono informarsi, approfondire, no, venire a conoscenza delle cose che non sanno, quindi... l'invito è aperto a tutti. Sì, infatti, perché noi dicevamo che spesso a questi eventi sono persone che già sanno, no? Sì. E quindi sarebbe bello che anche chi vuole informarsi, scoprire certo. Di più. Certo, anche i ragazzi, i ragazzini delle medie, no? Certo, anche più piccole, interessante. Anche perché comunque vedere un film, no? Ti porta a essere più interessato, sembra quasi che la giornata passa più velocemente, sì, no? Infatti. Senti, allora ricordiamo dove si svolge, a che ora? Ci vediamo quindi domenica 20 novembre alle 5 all'Auditorium Comunale di San Benito del Tronto. Perfetto, così vediamo anche un po' Leonardo DiCaprio, no? Sì, dai, almeno non ci fa mai male. Allora, grazie mille, Kesri, grazie di essere stata qui con me. Torna presto a trovarmi anche per parlare dei nuovi eventi che farete in questo anno. Grazie mille per aver Grazie, noi torniamo dopo in diretta con il Pungiglione.